godeva di un enorme prestigio. Il congresso a Napoli comincia come comincia ogni importante congresso, la presenza del sindaco, del prefetto, del ministro, del vescovo, eccetera, e subito dopo inizia in modo molto divertente a essere interrotto dagli studenti. In particolare il leader degli studenti napoletani era Renato Carpentieri, che poi è diventato attore, forse alcuni di voi l'hanno visto soprattutto in televisione, che aveva la linea radicale, era prevalsa su quelli che volevano una semplice contestazione. Invece passò la linea di Carpentieri ed altri, che era di interruzione del congresso. Vabbè, le cronache forse alcuni di voi se le ricordano, la lancia di rotoli di carta igienica, scritte, Tanzebao che viene a mano la sala, fino a che Bubi Campos, questo mi sembra molto bello, a un certo punto prende il microfono, va sulla scena e dice: cerca di fermare la polizia che si stava avvicinando, e dice: no, la polizia no, io ho fatto la resistenza. Però a questo punto gli studenti pensano bene di dare fuoco alle tende, allora la cosa si fa. E quindi finì il congresso prima ancora di cominciare. E con il congresso finisce la fase importante del Quirino, era quello che vi ho raccontato. E parte la ricostruzione del Quirino. Si scontrano due linee. Quella che faceva capo a Bruno Zeli, che non era una linea di continuità, però era di valorizzazione della dimensione culturale. Dice, noi non dobbiamo fare politica, dobbiamo continuare in una linea di elaborazione culturale. E poi c'era l'altra posizione, quella rappresentata dallo stesso Edoardo Detti, da Marco Romano, Vincenzo Gabbiani, Alessandro Dutino, tutti giovani, che era invece di, certo, cultura, però cultura politica. Dobbiamo scendere direttamente in campo e misurarci nello scontro politico che in quegli anni era furibondo, come potete immaginare, siamo 68 e dintorni, ed era forte in quegli anni, soprattutto per quanto riguarda i temi dei quali noi e ci occupiamo, il problema della casa, il problema dell'urbanistica. Ricordatevi che il 19 novembre del 69 c'è stato forse il più grande sciopero nazionale che ci sia mai stato nella storia d'Italia, e che per titolo, per tema, per manifesto aveva niente meno che per la riforma della casa e dell'urbanistica. L'Italia paralizzata per la riforma urbanistica, e naturalmente l'ILU comincia ad affiancare i sindacati e i movimenti che erano impegnati su queste questioni. Ricordate che nel 69, anche l'anno in cui la Fiat decide di assumere altri 15.000 addetti nell'area torinese, che significava l'esplosione dell'area torinese, e la Fiat propone addirittura una specie di campi di concentramento, cioè delle baraccopoli con dei sinistri sistemi di illuminazione, naturalmente erano liberi, eccetera, in cui date a ogni operaio che accedeva, che era ospitato in queste cose, due metri quadrati di spazio. L'ILU si affianca a tutte queste cose qua. Nel 1970 c'è il congresso a Bologna, cioè il congresso che fa seguito a quello di Napoli. Io fui eletto allora nel consiglio direttivo dell'ILU, scusate per questo parlo di eletti qui, e la prima cosa che mi sembra importante da dire è che bisognava eleggere il nuovo presidente. C'era stato un interregno dopo Napoli, la presidenza per un anno e poco più era stata assegnata a Paolo Barile, che era il costituzionalista di Firenze, che conoscete tutti, che aveva molto bene guidato questa fase di organizzazione dell'istituto. E io ricordo che fin dalla prima riunione in cui bisognava eleggere il presidente non ci fu nessun dubbio sul fatto
fatto che la presidenza dell'istituto, con avendo assunto la linea dello scontro politico di scendere in campo, come poi purtroppo si comincia a dire, accanto ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, eccetera, eccetera, spettasse anche Edoardo Detti. Detti era, soprattutto per noi più giovani, era già una figura mitica, i suoi precedenti nella Resistenza, il piano regolatore di cui si è appena finito di parlare del 62, la commissione delle macerie dopo la distruzione di Venezia, eccetera, eccetera, facevano diretti, appunto, un mito per tutti noi urbanisti di allora, più giovani. Detti mette mano alla sua funzione di presidente, una posizione chiarissima, in cui assume la linea che era stata decisa prima, che è quella di non essere più l'INU, un'associazione di specialisti in urbanistica, che in quanto tali fanno politica, ma di rappresentare una organizzazione che si colloca come servizio a favore delle organizzazioni sociali e politiche che si misurano sui problemi dell'urbanistica e del territorio. Il rinnovamento dell'INU ha diverse tappe, una delle quali mi sembra abbastanza importante è quella di dar vita a Urbanistica e Informazione, la rivista che conoscete tutti, la cui direzione fu data a Edoardo Salzano. Il convegno, l'evento più significativo del rinnovamento fu il congresso di Ariccia, non a caso Ariccia era la scuola di formazione della CGIL, il congresso del 72 di Ariccia, che per tema aveva niente meno lo sfruttamento capitalistico del territorio. Lì fu presa una posizione molto netta e molto dura contro quella che allora venne chiamata la linea dei sistemi urbani, che era una linea basata sull'efficientismo e sostanzialmente sulla delega dei poteri pubblici agli enti rappresentativi del grande capitale pubblico e privato. Innanzitutto c'era lì, c'era allora l'Italstat, comincia a diventare potentissima, c'era la Fiat, c'era la Montedison, che cercano di accreditarsi come i soggetti ai quali vanno assegnati compiti di supplenza nei riguardi della pubblica amministrazione per costruire addirittura nuove città in Italia. Al congresso di Ariccia, che vi dicevo è stato davvero quello fondativo del rinnovamento dell'INU,